Buongiorno amici, benvenuti a questo primo video di Girovagando in MP3, il nuovo canale dedicato agli MP3isti e non solo. Ecco, in questo primo video facciamo un giro nei dintorni di Pavia. Niente, può sembrare niente di particolare, però un giro tranquillo dove poter magari smaltire lo stress del lavoro, o anche solo fare un giro con il nostro beneamato mezzo. Il giro non presenta particolari bellezze artistiche o naturalistiche, tanto partiamo, ma un paio di cose che meritano di essere, secondo me, viste e soprattutto conosciute da chi non è della zona. Andiamo a vederlo. Sicuramente una cosa molto particolare è il ponte coperto, storico ponte di Pavia, su cui entriamo adesso, sperando che non cada la GoPro. Ecco, superato il ponte coperto, lasciamo subito la città, o meglio, il centro cittadino, e ci buttiamo verso il fiume, che è sulla nostra sinistra. Noi invece giriamo a destra e saliamo sull'argine. Incrocio un po' pericoloso questo, infatti, eccolo. Saliamo sull'argine e ci dirigiamo verso Travaco Sicco Mario, che è un paese praticamente alle porte di Pavia. Proprio a Travaco Sicco Mario si trovano le due particolarità che vorrei farvi vedere e che soprattutto una in un certo senso è unica, unica magari no, però diciamo molto molto originale. Siamo alla frazione Battella. Scendiamo in questo chicane della Battella. Come vedete qua si respira già aria di campagna, anche se siamo a pochi passi dal centro di Pavia, quindi è ripeto, un modo molto bello per trovare un po' di relax e per staccare la spina nei momenti anche di tensione. Manteniamo rigorosamente i limiti, noi siamo sotto i 50, quindi siamo abbondantemente in regola. Eccoci entrare nel comune di Travaco Sicco Mario. A questo incrocio noi giriamo a sinistra. Nessuno si può andare. Cerchiamo di fare attenzione a questi dissuasori che, se presi in velocità, non sono proprio una bella cosa. Gli amici chiudono l'MP3, è bellissimo fare le cosiddette pieghe perché c'è una stabilità
molto più alta rispetto alle altre moto, o meglio, rispetto alle due ruote, visto che noi MP3isti abbiamo tre ruote, e quindi si sente la differenza. Siamo nel centro, se così si può dire, di Travaco. Stiamo arrivando a un'altra frazione, alla frazione di Mezzano. Ogni poco c'è qualche dissuasore, comunque vabbè, basta saperlo. Dicevamo, stiamo arrivando alla stazione, siamo ormai arrivati alla frazione di Mezzano, continuiamo il nostro giro, anche al prossimo incrocio gireremo ancora a sinistra, la strada non è proprio delle migliori, in alcuni tratti è abbastanza sconnessa, non c'è nessuno, possiamo andare, via. Ecco, adesso torneremo sull'argine e qua presto incontreremo la prima delle due particolarità. Saliamo sull'argine in direzione Valbona, il cartello indica già la particolarità ma non ve l'ho mostrato, così ve lo dico quando arriviamo. Ecco, questa secondo me è una delle strade veramente più rilassanti in assoluto, perché c'è pochissima gente, soprattutto durante la settimana. Nel fine settimana c'è sicuramente più gente che gira, magari in bicicletta o anche a piedi. Ed è il modo migliore veramente per tirare il fiato, diciamo così. Dopo questa curva si incomincia a intravedere quello che poi vi spiegherò nei particolari, che lo vedete in fondo a destra, è un santuario, che è il santuario del Novello, di cui trovate in descrizione le varie indicazioni, informazioni, tutto quello che può servire per eventualmente venirlo a visitare. L'unico problema è che il santuario del Novello è spesso, quasi sempre, chiuso e quindi potete vederlo solo dall'esterno. Comunque adesso ci fermeremo e vi farò vedere qualcosa. Siamo al santuario del Novello, eccoci arrivati. Vediamo, anche oggi è chiuso, sì, quindi però noi ci fermiamo un attimo qua. Eccoci al santuario del Novello, come ho detto, a qualche chilometro dal centro di Travaco a Sicco Mario. È bello come posto perché è molto tranquillo. Alcune volte si celebrano funzioni religiose in occasione di determinate feste e troverete tutte le indicazioni appunto in descrizione, quindi adesso è solo per farvelo vedere, purtroppo è chiuso, è inutile scendere che la parte migliore è questa, il resto è in muratura normale, quindi non c'è niente da vedere d'altro. Dopo il santuario del Novello puntiamo alla seconda particolarità di questo mini tour, che è una cosa mini veramente, il giro si può fare in una mezz'oretta, tre quarti d'ora, proprio andando piano, senza fermarci ovviamente. Diciamo una particolarità che affianca Travaco a diverse altre città italiane. Di cosa si tratta? Tra poco lo vedete. Allora, per andare a vedere la seconda particolarità, dobbiamo fare un piccolo fuoristrada. Allora, vedete,
vediamo qualcuno che fa ginnastica. Saliamo proprio sull'argine, stiamo praticamente girando intorno all'argine adesso, e scendiamo dall'altra parte, incrociamo anche qualche ciclista. Ecco, questa sicuramente è una meta molto visitata, soprattutto nel sabato e la domenica, anche da, soprattutto direi, da gente che viene da fuori paese, e che è intenzionata a scoprire e a vedere con i propri occhi, chiamiamola un'opera d'arte. Non ci state capendo niente, vero? Immagino. Vabbè, dai, un po' di pazienza e ci arriviamo. Volendo, i mezzi potete lasciarli anche nella piazzetta là, però poi dovete farvi una passeggiatina, ecco. Entriamo, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Qua c'è un senso unico, ovviamente. Speriamo che oggi non ci sia particolare affollamento, perché non sembra, però spesso c'è da fare la coda per vedere questa particolarità. Eccola, la seconda particolarità è questa, è una delle big bench di Chris Bengel, che l'artista che ha fatto diverse di queste panchine nella zona del Piemonte, e Travacò ne ha una, anche se siamo in piena Lombardia. Adesso ci saliamo. Come vedete le proporzioni sono spaventose, sembro un bambino, ma neanche un bamboccio, un giocattolo su un divano, quindi sicuramente questa uscita merita una tappa qua alla panchina, e ci giriamo un attimo così la faccio vedere anche in tutto, per il lungo. Ma soprattutto perché sicuramente la panchina, ma guardate cosa si vede dall'altra parte. Questo è lo spettacolo che si vede dall'altra parte, è il Ticino, e in fondo si vede il Duomo di Pavia, quella a sinistra, e tutta la città, diciamo lo skyline di Pavia, visto da una posizione sicuramente panoramica. Riprendiamo il nostro mini tour, in pratica sono le due cose che volevo farvi vedere, le avete viste, adesso cerchiamo di non investire le cicliste, è vero che ho tre ruote, però insomma, dicevamo, torniamo verso la strada dove eravamo prima, quindi rifacciamo il pezzo di sterrato. Se avete appena lavato la moto non fate questa strada, perché una volta che l'avete fatta ed andate al ritorno, mi sa che dovreste vi darle almeno una sciacquata, perché un po' di polvere c'è sicuramente, soprattutto se poi avete una moto scura, quindi è una cosa ancora più necessaria. La salita,
come sempre al ritorno le strade sembrano più corte, infatti siamo già in cima alla salita, quindi stiamo tornando sull'asfalto. Eccoci, siamo sull'asfalto e torniamo verso Pavia. Come avete visto, se abbiamo fatto il giro da una parte, proseguiamo, qua c'è uno stop, non c'è nessuno, possiamo anche saltarlo, via, ok, perfetto, e via che si va. Strada molto, molto bella, molto molto bella, continuo a dirlo, ma così è. Poi oggi è, pare che è il primo giorno che fa abbastanza caldo, dicevo, è il primo giorno che fa abbastanza caldo e in moto con questa leggera arietta con sulla la giacca estiva fa molto bene, rinfresca molto, ecco. 50 all'ora, siamo esattamente 50 all'ora. Rientriamo tra Macossico Mario, curva molto stretta questa e infida, perché sembra larga, ma non lo è per niente, ed è, infatti si rischia facilmente di andare in alta corsia. La strada dei tombini, qua c'è un tombino ogni 10 metri, quindi bisogna stare un attimo attenti e soprattutto non farsi fregare da questi dissuasori che se lo prendete in velocità decollate. Che se lì prendete in velocità, scusate, decollate. Noi facciamo Pavia Borgo Ticino, quindi giriamo a destra e torniamo sulla strada che abbiamo percorso prima. Trenta all'ora è abbastanza difficile tenere 30 all'ora, cerchiamo di farlo, perché noi rispettiamo rigorosamente i limiti di velocità, assolutamente. Sempre attenzione ai dossi. Ok, qua sulla chicana abbiamo la precedenza noi, quindi saliamo, la prendiamo anche un po' allegramente, ma non troppo, perché è infida, molto infida. E adesso via, siamo sull'argine ancora. Rieccoci alla Chiavica. Anche in questo caso abbiamo noi la precedenza, controlliamo sempre che non ci sia però nessun altro che debba passare, ok, e rientriamo a Pavia, siamo nel comune di Pavia. Attenzione qua, che questo è uno dei punti più rischiosi del giro, sicuramente, qua sempre dare un occhio. C'è anche la precedenza, quindi ci buttiamo verso il borgo, Borgo Ticino, come vedete la strada non è il massimo, siamo in piena città, quindi dobbiamo girare a destra, ma come detto non possiamo tornare sul ponte, quindi giriamo a sinistra e andiamo verso l'altro ponte. Così vi faccio fare anche una passeggiata, diciamo, lungo fiume in città.
anche se ne ho visto ben poco. Dai che andiamo, dopo questo possiamo andare tutti, sì, dai, ok, un po' più deciso magari, ok. Ed eccoci sul ponte una volta dell'impero, poi diventato ponte della libertà, ma noto ancora come ponte dell'impero, perché è inaugurato nel 1936 da Benito Mussolini. Si riparte, via, andiamo. Ma ci si riferma perché il semaforo diventa rosso. E mentre il camion gira a destra, noi rallentiamo. E mettiamo i piedi sul nostro splendido mezzo. Creando la curiosità degli automobilisti di fianco che ci guardano, non so se capita anche a voi, come degli extraterrestri, ma chi sarà mai, cosa hanno, che cos'è quel mezzo misterioso che permette di tenere i piedi su e non appoggiarli per terra e rimane in equilibrio, ma che mistero, 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 e via. Possiamo dire che il video finisce qua. Mi auguro che vi sia piaciuto, se così fosse mettete un like, iscrivetevi al canale e soprattutto fatelo girare perché è un canale freschissimo, appena nato, quindi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!